Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi parliamo della licantropia, quindi video misterioso, noir, insomma quella sezione che piace tanto ad alcuni iscritti del mio canale. Dovete sapere che tra il 1400 e il 1500 ci sono stati un sacco di processi e conseguentemente di condanne a morte con l'accusa di licantropia. Per alcuni demonologi erano soltanto degli uomini mascherati che commettevano atroci omicidi, invece per altri erano delle creature che avevano origine dall'accoppiamento di un uomo con una lupa, oppure di una donna con elfi, gnomi, creature del bosco, oppure ancora erano persone che avevano subito una maledizione, che avevano ricevuto dal diavolo in persona una cintura che li avrebbe trasformati in lupi e resi degli animali feroci. Dietro a queste credenze, in epoca medioevale soprattutto, ci sono state un sacco di accuse, un sacco di processi e sono state messe in atto delle vere e proprie campagne di sterminio dei lupi. In quel periodo, che poi coincide un pochino con quello della caccia alle streghe, si negava la psicopatologia, si preferiva credere che tutte queste cose, questi atroci omicidi, erano messi in atto da creature demoniache. Ci sono stati in particolare due processi che sono diventati abbastanza famosi, in cui due uomini sono stati accusati di licantropia. Però, prima di entrare nel dettaglio dei casi specifici, volevo fare una breve premessa e spiegarvi chi è il licantropo. È una figura leggendaria che è condannata a trasformarsi in lupo durante le notti di luna piena, rimanendo però per metà uomo e commettendo durante la sua trasformazione degli atroci delitti. Quindi diventa un animale feroce che ha bisogno di carne umana per potersi nutrire. Questa figura si diffonde tantissimo nel Medioevo. E la paura delle persone di certi crimini umani che sono considerati feroci va un po' a giustificare la figura dell'uomo lupo. Quindi era più facile, diciamo così, per le persone giustificare questi delitti così feroci e così atroci se si associavano ad una creatura demoniaca. Invece era molto più difficile accettare questi delitti se si pensava che a commetterli era stato semplicemente un uomo. Però siamo sicuri che la licantropia è solo una leggenda? In realtà no, perché esiste una rarissima forma di psicopatologia che si chiama licantropia clinica ed è stata scoperta da uno psichiatra olandese nel 1852. Ci sono state in passato e ci sono tuttora delle persone che sono convinte di potersi trasformare in lupo. Questa è una vera e propria psicopatologia ed è veramente rarissima, però ci sono delle piccolissime percentuali di casi nella letteratura clinica. Queste persone durante la loro presunta trasformazione commettono degli atti violenti, degli omicidi, degli atti feroci, perché comunque sono convinte di essere un animale feroce e quindi si comportano come tale. Soffrono di allucinazioni legate alla trasformazione del proprio corpo, quindi nella loro testa sono davvero convinti di trasformarsi in animale feroce perché vedono il corpo che si trasforma. Ovviamente frutto di un'allucinazione, però non riescono a distinguere l'allucinazione dalla realtà e quindi hanno poi questa convinzione e di conseguenza il comportamento violento. Ovviamente queste persone sono pericolose sia per se stesse che per gli altri e quindi vanno obbligatoriamente tenute sotto controllo dal punto di vista farmacologico, quindi devono prendere degli psicofarmaci, anche se purtroppo i risultati non sono stati granché apprezzabili con queste cure e quindi spesso vengono ricoverati in ospedali psichiatrici, cliniche psichiatriche e tenuti sotto stretto controllo in modo che non possano fare del male né a se stessi né agli altri. Questa psicopatologia sembra essere associata a delle rarissime forme di schizofrenia oppure a dei disturbi cerebrali molto particolari e molto rari. Ma al di là di tutto questo, veniamo adesso ai casi di processo che sono avvenuti alla fine del 1500 con l'accusa di licantropia. In particolare ci sono due casi giudiziari che sono molto famosi. Il primo caso è quello di Gilles Garnier di Dole, una città della Francia.
Nel 1573 quest'uomo fu accusato di aver ucciso numerosi bambini e di averne mangiato la carne. Era stato colto sul fatto, però in realtà aveva le sembianze di un uomo normale e non di un uomo lupo. Però le persone si sono convinte comunque che era sotto l'effetto di una maledizione, di una trasformazione in lupo e lo hanno accusato di licantropia. L'uomo è comunque stato processato, condannato e ucciso sul rogo. Il secondo caso è quello di Peter Stump in Germania, più comunemente conosciuto come il lupo di Bedburg. Nel 1589, nella città di Bedburg, ci sono stati un sacco di violenti omicidi a danno di donne, bambini, animali e fu accusato un uomo, Peter Stump, che era uno stimato membro della comunità. Era stato accusato e lui effettivamente aveva ammesso di aver ucciso 14 bambini, compreso suo figlio, di averne mangiato il cervello e di essersi portato via tutti i resti. Ha ammesso poi di aver ucciso due donne incinte, di aver praticato la magia nera e di aver ricevuto in regalo dal diavolo una cintura che una volta indossata lo faceva trasformare in lupo. Venne ovviamente condannato e la sua esecuzione fu veramente una delle più terribili e delle più atroci della storia. Infatti il boia lo ha messo sulla ruota con delle pinze roventi, gli ha strappato la carne, gli ha rotto tutte le ossa, lo ha bruciato tra le fiamme vive e decapitato. Poi sul palo è stata messa la testa di quest'uomo, la testa di un lupo e la ruota con tutti i suoi resti. Questo tipo di esecuzione, così violenta e feroce, è terribile sicuramente, però all'epoca era abbastanza diffusa. Sappiamo che nel periodo medioevale, ma anche prima e poi anche per qualche tempo dopo, queste cose avvenivano, erano considerate normali, venivano fatte proprio anche con il pubblico, quindi c'era il condannato a morte che veniva messo praticamente al pubblico ludibrio e veniva torturato, ucciso, insomma, questo faceva parte della condanna. Per fortuna le cose sono cambiate, quindi non succedono più queste atrocità, però questo fa parte purtroppo della nostra storia. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi due casi, se sapevate che esiste una psicopatologia che si chiama licantropia clinica. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.